Cioè, guarda qua, guarda, la pelle d'oca, la pelle d'oca. Cioè, è una cosa bellissima lo stadio. Quanto è bello tornare allo stadio, quanto è emozionato. No, una grande emozione veramente, cioè, tornare allo stadio, perché mancavamo da tanto tempo post-Covid, che ci ha fatto rimanere in casa per tanto tempo, quindi una grande emozione, sperando che il Napoli vinca. È un'emozione forte, erano diversi anni che per il Covid non riuscivo a venire allo stadio, e tornare allo stadio, soprattutto in curva, dove il posto che è sempre venuto, è comunque un'emozione molto forte. Ci mancava. Speriamo che noi ce ne andiamo soddisfatti stasera. Abbiamo ripreso la normalità e si torna a tifare, ma soprattutto a guardare dal vivo i nostri campioni. Sempre fiduciosi, con la speranza che ci regalano mille sorrisi e chissà, qualcosa di grande quest'anno. Io penso che svengo. Io svengo. È bellissima, l'emozione è bellissima. Un'emozione indescrivibile questa sera, proveremo. Veramente, non ci sono parole. Emozione indescrivibile, sicuramente. E spero che almeno Spalletti specialmente ci porterà dove meritiamo, insomma. Speriamo. Domenica scorsa ho preso i biglietti e cioè, questa settimana volevo che passasse subito proprio per tornare allo stadio. Quanto sarà bello entrare nello stadio che per la prima volta oggi apre i tifosi con un nuovo nome, no? Diego Armando Maradona. È un'emozione unica. Quindi ho la pelle d'oca. Infatti anche questo nuovo nome che è stato dato allo stadio, con tutto il rispetto per Maradona, quindi può essere veramente una grande emozione. Ma essendo comunque abituato comunque a entrare al San Paolo, quindi l'ex stadio, l'ex nome dello stadio, con questa stessa struttura, ha un'emozione molto forte. Come sappiamo, lo scorso novembre ci ha lasciato il giocatore più forte della storia, di Armando Maradona. E effettivamente entrare per la prima volta in questa struttura è un'emozione a dir poco magnifica. Eccola. Che emozione sarà? Sicuramente un brivido sulla pelle solo sentire nominare Diego Maradona. Colui che ai nostri genitori, perché io sono dell'epoca moderna, ha regalato tanti sorrisi, sperando che un giorno avrò anch'io quell'emozione di quella famosa parola che non la diciamo per scaramanzia. Quel tricolore che ci farà gioire, chissà. Per me, che ho vissuto Diego, è stata una cosa spettacolare, quindi brividi, freddo addosso, e speriamo che va tutto bene. Seguiamo il nome di Diego al Diego Armando Maradona. Forza Napoli sempre! Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli!